Benvenuti in un nuovo episodio di Test & Tell. Io sono Andrea e in questo video andremo a testare assieme la P. Louise Base del brand P. Louise. Questa base occhi che ha ormai spopolato su tutto Instagram, tutto YouTube, tutto il web, è presente sul loro sito in tantissime taglie differenti. Quella base parte dai 15 ml e viene 10 sterline, mentre io ho anche questa qua che contiene 30 ml, ma sul sito sono presenti anche taglie molto più grandi come 50 e oltre. Le tonalità naturali sono 11, quindi vanno dalla pelle più chiara alla pelle più scura, e in più da poco sono state introdotte anche delle basi fatte nello stesso modo, però tutte colorate, quindi azzurra, gialla, rossa, nera, eccetera. Sul sito di P. Louise questa base è descritta come una base cremosa che aiuta ad uniformare perfettamente la vostra palpebra per far risaltare al meglio i vostri ombretti colorati. Con la sua consistenza abbastanza spessa, non va nelle pieghe durante l'arco della giornata, ha una formula full coverage che aiuta a coprire sia i peletti che non volete vedere nella palpebra, sia tutte le discromie che avete insomma sulla palpebra. La prima premessa che tengo a darvi da utilizzatore di questa base da ormai 2 anni è che personalmente io credo che la sua performance migliore sia quando questa è utilizzata con degli ombretti colorati, perché gli ombretti colorati hanno bisogno di una spinta in più durante la fase di applicazione, quindi applicati su questa base risaltano 100 volte di più. Chiaramente non è sbagliato se utilizzate degli ombretti naturali su questa base qua, semplicemente gli ombretti naturali possono essere applicati anche su una base un po' più leggera o su una base un po' più comoda da portare o da applicare. Proprio per questo motivo, per farvi vedere al meglio la differenza tra come si comporta questa base qua e come si comporta un primer comune, vi farò vedere uno smokey eyes colorato applicato su questa base e poi uno su questa qui. Così vedrete perfettamente tutte le differenze che ci sono tra questa base occhi, ormai acclamata da chiunque, e un comunissimo primer occhi. Come si stende questa base occhi? Allora, in realtà è molto più facile di quanto crediate. Io prendo il beccuccio del prodotto e applico semplicemente una puntina sulla mia palpebra. Ne basta questa quantità qua perché è talmente tanto pigmentata e full coverage che io personalmente più di così non trovo il motivo di applicarne di più. Ci sono diversi metodi che vedo utilizzare diciamo sul web, c'è il metodo della spugnetta, ossia di sfumarla direttamente con la spugnetta, c'è il metodo di tamponarla con un pennello a lingua di gatto, ma io personalmente mi trovo molto bene a stenderla in questo modo. Prendo un pennello abbastanza compatto, questo qua, come può andare bene questo qui, come può andare bene anche questo qua, sono tutti pennelli belli compatti per gli occhi, e vado semplicemente a sfumare questa base su tutta la mia palpebra. Avrete semplicemente un effetto sì coperto, sì appiccicoso, perché la base rimane comunque appiccicosa, ma avrete secondo me il giusto prodotto applicato. Se ne applicate di più rischia di andarvi nelle pieghe durante l'arco della giornata, mentre se ne applicate la giusta quantità e la sfumate bene, avrete comunque una base abbastanza sottile, ma come vedete completamente coperta. E una cosa che non dovete assolutamente fare è fissare questa base deve rimanere bagnata e appiccicosa. Per quanto riguarda invece un primer occhi è molto semplice, la applicate direttamente sulla palpebra. Può essere esteso in diversi modi, io ad esempio lo stendo con le dita, e in più una cosa che notate subito è il fatto che questo primer qua, come tutti i primer siliconici in commercio, non ha una copertura alta come la P. Louise Base. Chiaramente sotto vedete ancora tutto il colore della mia palpebra e tutte le varie discromie. Prima di applicare gli ombretti ci tengo parecchio a farvi capire quali secondo me sono gli ombretti migliori da applicare su questa base. Partiamo dal fatto che questa base è talmente tanto pigmentata e coprente e appiccicosa che tutti gli ombretti applicati su questa base risulteranno migliori di se applicati su una base comune. Però io durante la mia esperienza ho notato che ad esempio un brand come Anastasia Beverly Hills, che ha degli ombretti molto pigmentati, degli ombretti che tecnicamente non hanno neanche troppo bisogno di questa base, personalmente tendo a non utilizzarli su questa base qua, perché gli ombretti di Anastasia si attaccano su qualsiasi base, si attaccano su qualsiasi correttore, su qualsiasi primer, anche su pelle nude. Quegli ombretti lì sono talmente tanto pigmentati che se applicati su questa base qua rischiano di attaccarsi troppo alla base e di risultare quasi difficili da sfumare, mentre invece secondo me gli ombretti migliori da applicare su questa base qua sono degli ombretti che rimangono comunque estremamente pigmentati, ma che hanno una formula un po' più asciutta e un po' più secca. Gli ombretti di Jeffree Star, se no qualche ombretto colorato di Nabla, e ad esempio quegli ombretti lì invece, essendo abbastanza secchi, applicati su questa base performano al meglio. Io oggi andrò ad utilizzare la mia palette colorata preferita in assoluto, che è la Jawbreaker di Jeffree Star Cosmetics, e dei colori del genere su una base del genere sono perfetti. Il primo colore che vado a prendere è il rosso, e lo prendo come vedete con un pennello molto 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 piccolino, e vado a concentrare questo ombretto nella zona in
cui voglio dare più profondità, perché questo sarà il colore più scuro che andiamo a mettere in questo makeup. La prima cosa che faccio non è andare a strisciare subito, bensì andare a tamponare il rosso dove voglio che il rosso sia. Quindi prendete il vostro pennellino carico di prodotto, carico di ombretto, e tamponate l'ombretto ovunque voi vogliate che questo ombretto stia nel vostro makeup, senza sfumarlo, senza fare niente. E mi raccomando, tamponate, non dovete assolutamente strisciare, bensì dovete picchiettare l'ombretto sulla base in modo che la polvere possa attaccarsi alla base appiccicosa al meglio. Successivamente vado a prendere un altro pennello un pochino più ampio, ma comunque che rimane piccolino, e vado a prendere il colore a fianco, che è l'arancione, e adesso vi faccio vedere come sfumare il rosso nei bordi. Semplicemente non lo sfumate, perché andate a metterci subito nei bordi il colore con cui volete sfumarlo. Quindi anche in questo caso tamponate con un pennellino il colore che volete applicare qua nel bordo del rosso, e come vedete, anche se non ho sfumato il rosso, tra i due colori c'è già una sfumatura, quindi non c'è estremamente bisogno di andare a sfumare il rosso che avete applicato precedentemente. Infine, dopo che ho applicato questi due colori e praticamente ho fatto una transizione, vado a prendere il colore finale con cui voglio fare il mio makeup, che è appunto il giallo, e lo prendo con un altro pennello, questa volta un po' più ampio e un po' più morbido, e semplicemente lo posiziono nei bordi qua e sfumo pian piano solo i bordi, chiaramente senza andare sul rosso e senza andare da altre parti, semplicemente sfumo solo i bordi. Se prima avreste applicato il giallo, poi l'arancione, poi il rosso, con questa base dovete applicare il rosso, tamponarlo lì, metterci nei bordi l'arancione e infine metterci il giallo e poi sfumare. Prendo un pennello più grande questa volta e prendo di nuovo il giallo e lo applico qua all'inizio, sempre tamponando. E poi, una volta che avete tamponato e quindi fissato la base, potete permettervi di sfumare un pochino nei bordi il colore. Prendo un altro po' l'arancione qua e lo applico al centro. Infine, per farvi vedere anche come si applica uno shimmer su questa palpebra, prendo Sac, che è uno shimmer bello pigmentato, e lo applico semplicemente sulla base. In questo caso però l'ombretto shimmer chiaramente lo andate a strisciare, perché se no, se lo tamponate non vedrete niente, e come vedete su questa base l'ombretto shimmer risalta parecchio. Ora invece vi faccio vedere come io lavorerei su un primer occhi comune, seguendo la tecnica chiaramente più comune e più conosciuta, ossia quella di partire dal giallo. Quindi vado a prendere il giallo e invece di tamponare vado a strisciare il mio giallo nella piega, quindi lo applico. Andiamo a mettere il colore un pochino più scuro, quindi in questo caso l'arancione. Come vedete già c'è una grandissima differenza di colore. Applico il rosso, dove appunto ho applicato il rosso di qua, quindi qua alla fine. E infine applico lo shimmer. Con la P. Louise Base potete permettervi di andare molto più in alto con i vostri ombretti, semplicemente perché potete tamponarli fino a dove volete e poi sfumare solo i bordi, cosa che invece qua non potete fare, perché a parere mio con questa base qua sono molto più propenso a seguire le mie forme dell'occhio, perché appunto la mia palpebra non è coperta, mentre invece di qua potete ricostruire letteralmente la vostra palpebra. Gli ombretti sono decisamente più vibranti e più definiti, qua proprio vedete rosso, arancione e giallo, e anche lo shimmer di qua vedrete sicuramente che si è attaccato in maniera molto più presente. Sono le 13:01, quindi è luna spaccata, perciò direi di cominciare con il test e di sentirci ufficialmente per il primo aggiornamento, per vedere come si è comportata questa base. Il primo aggiornamento, e si sono fatte le 17:04 come state vedendo qua, e per ora ho guardato semplicemente una serie su Netflix, e tra l'altro ero anche in chiamata con le ragazze di Test & Tell. Come vedete, questa è la situazione della P. Louise dopo quasi 4 ore e mezza. Non è andata assolutamente nelle pieghe, i colori sono rimasti tutti vibranti, giallo, arancione, rosso, è tutto letteralmente a posto, mentre la zona con il primer è molto più blanda, nel senso che le sfumature stanno cominciando a mischiarsi, il giallo praticamente non si vede già più ed è tutto un pochino più sciapo, ecco. Per quanto riguarda il fatto che sia andato o non nelle pieghe, non si è comportato male in nessuno dei due casi. Chiaramente, come vedete anche voi, la pigmentazione degli ombretti è molto più vibrante qua. Ok, secondo aggiornamento, si sono fatte le 20:14, come state, anzi 20:15, proprio nel momento
giusto. E come vedete la situazione ombretti è sempre la stessa, tutto sfumato, pigmentato e ricco di colore, mentre invece di qua abbiamo il primer occhi e il giallo è praticamente sparito, cioè non c'è praticamente più. Ed è proprio perché abbiamo applicato il giallo inizialmente e quindi poi sfumandoci sopra gli altri colori e nel corso delle ore è volato via praticamente, mentre invece qua, avendolo applicato su una base più appiccicosa, si vede molto bene. Ci sentiamo per il terzo. Ok, terzo e ultimo aggiornamento. Sono le 23:02, come state vedendo. Infatti guardate, mi tolgo proprio le ciglia con voi perché così vedete anche all'ultimo minuto com'è messo il make up. Qua non è andato nelle pieghe per quanto riguarda la P. Louise, stessa cosa per il primer, è identico, niente è cambiato. L'unica cosa è che appunto i colori sono rimasti decisamente più vibranti e pigmentati di qua, mentre nel primer occhi, mi sto guardando anche allo specchio davanti a me, il giallo è sparito e il trucco è molto 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 più andato via. Quindi credo di aver appunto messo bene alla prova questo trucco occhi e queste basi, quindi passiamo alle considerazioni finali. Cosa ne penso quindi di questa base? Io sono anche un po' di parte perché lo ammetto, la utilizzo da tanto tempo e ormai so come si comporta. La differenza maggiore tra le due basi non era assolutamente il fatto che durasse o non durasse, perché come avete visto il risultato degli occhi per quanto riguarda l'andare nelle pieghe era identico, nessuna delle due basi ha fatto andare gli ombretti nelle pieghe, ma una cosa che era veramente notabile era quanto gli ombretti fossero più vibranti su questa base anche durante l'arco della giornata e dopo tante ore, cosa che invece su un primer normale non c'era. Se vi interessa qualcosa per la durata non è obbligatorio prendere questa, ma se volete prendere qualcosa per far vibrare al massimo i vostri ombretti e farli risaltare al 100% e avere dei make up sicuramente più costruiti e più complicati in cui ci sono tanti colori che volete far vedere davvero bene, questa è quella che fa a caso vostro. Adoro questa base perché mi dà la possibilità di fare quello che con un primer normale non potrei assolutamente fare, perché dopo qualche ora probabilmente sarebbe molto meno preciso e definito di quanto possa essere con quella. Siamo giunti quindi alla fine di questa recensione, io spero che vi possa essere stata tanto utile, soprattutto perché è un bell'investimento da fare e se volete veramente avanzare il vostro livello e cominciare a fare dei make up più costruiti, questa secondo me può fare a caso vostro. Se vi è piaciuta la recensione ovviamente vi chiediamo di lasciarci un mi piace e iscrivervi al canale e di seguirci su Instagram al nome Test & Tell. Ci vediamo alla prossima recensione, grazie mille per aver guardato questa e io vi mando un grande bacio e nulla, ciao.